I principi del pozzo erano appunto principi che avevano acquistato il... Un gruppo di studenti dell'Istituto Curie Vittorini ha visitato martedì mattina Palazzo Cisterna, sede della città metropolitana di Torino. La loro presenza non era casuale. Infatti i ragazzi, impegnati in un progetto di alternanza scuola-lavoro intitolato I diplomati CAT al servizio dei cittadini, stanno svolgendo la parte del tirocinio e quella laboratoriale negli uffici della città metropolitana. Hanno approfittato dell'occasione per effettuare una visita guidata dello storico palazzo, sede aulica dell'ente. Il progetto coinvolge una dozzina di studenti del Curie Vittorini che seguono l'indirizzo Costruzioni, Ambienti e Territorio, vale a dire i futuri geometri. Obiettivo finale dell'attività è la progettazione di una pista ciclabile, ma è fondamentale che i ragazzi acquisiscono un'approfondita conoscenza del contesto affinché l'opera risulti in sintonia con il territorio circostante. Ecco quindi la necessità di partire dall'analisi dei bisogni dei cittadini che usano la bici, per poi puntare l'attenzione sull'attività economica di un'azienda che realizza lavori stradali per conto di un ente pubblico e quindi sulle procedure che disciplinano i rapporti tra l'impresa e la pubblica amministrazione. Ai docenti delle materie tecniche è affidato il compito di svolgere esercitazioni per insegnare agli allievi l'utilizzo del GIS, cioè di un sistema informativo computerizzato utilizzato per la realizzazione del progetto. Questa attività porta anche i ragazzi a sviluppare dei progetti che derivano soprattutto dalla loro iniziativa nel territorio che meglio conoscono, come possono essere appunto la zona in cui è insediata la scuola, piuttosto che le zone da dove provengono da un punto di vista geografico, e sviluppare progetti che secondo loro possono migliorare la vivibilità di quelle zone. Nel particolare caso in cui noi siamo impegnati, verrà studiato un progetto di viabilità che concerne appunto la creazione di piste ciclabili o di rete di piste ciclabili. Allora, io penso che sia un'idea molto valida, perché ci approccia proprio al mondo del lavoro, quindi ci rende a stretto contatto con quello che può essere il lavoro del nostro futuro, quello di cui poi ci dovremo occupare. E in questo progetto anche penso sia un'idea molto forte, perché tra tutti i vari istituti è stato scelto il nostro per progettare, ideare questa rete o queste piste ciclabili, e quindi uno è un grande onore, si può dire così, dalla città che ci ha dato questa opportunità, e quindi noi, io come posso dire la nostra, tutti gli studenti che sono qui, di dare il massimo per fare un progetto che poi chi lo sa magari proprio verrà fatto, e quindi un peso importante potrebbe avere questo progetto, con un nome che può essere quello mio o di qualsiasi altro studente che ha la nostra età, 18-19 anni.